amministrazione, finanza e marketing. Loro stanno portando avanti una bellissima cosa, io la trovo eccezionale. Si chiama Salent Tour for Fun, è un'agenzia viaggi speciale. Speciale perché si preoccupa solo di gite scolastiche. Gite scolastiche basta, ma non gite scolastiche in uscita, gite scolastiche in entrata. Forse qui a Melina succede un po' di meno, ma a Lecce, se uscite in piazza Santo Lorenzo, e vedete le classi che circolano, classi di tutti i ragazzi che stanno in cinta, che guardano il barocco, vedono le varie cose belle, si spostano a Otro, si spostano a Galatina, ma in maniera non organizzata. Non c'è un'agenzia che se ne occupa, ci sarà. Loro rappresenteranno l'agenzia Silent Tour for Fun, dove diranno tra una settimana, manderanno un'email a tutte le scuole d'Italia, tutti questi mesi hanno raccolto le email di tutte le scuole d'Italia, dicendo: ragazzi, per la vostra città scolastica venite nel Salento, c'è un'agenzia, siamo noi, venite, vi faremo conoscere il barocco, vi faremo conoscere la storia, vi faremo conoscere la natura, vi faremo conoscere dei posti bellissimi e vi faremo divertire. Perché il Salento di giorno si scoprono cose straordinarie, ma la sera c'è la movida, c'è il divertimento, c'è la cosa che piace tantissimo ai giovani. E quindi loro si stanno preoccupando di dare cultura, storia, ma anche fun. Quindi fate il vostro tour nel Salento per divertimento. Anche loro, secondo me, avranno un successo enorme. La cosa bella, l'altra cosa assolutamente straordinaria, è che quando una scuola deciderà di fare una gita nel Salento e prendono il pullman e arriveranno in piazzale davanti a Tiziano, non troveranno dei signori di 40, 50 anni o 60 che stanno accogliendo, troveranno tre ragazzi di 17 anni e diranno: benvenuti, noi siamo, io e l'agenzia Salent Tour for Fun, vi accompagniamo in albergo, vi mostriamo dove è l'albergo, vi pianificano qual è il calendario delle attività da fare nei 2, 3, 4 giorni che saranno nel Salento, faranno tutto loro. E loro hanno 3 anni di tempo per specializzarsi, loro non stanno vedendo l'ora che arrivino decine di pullman, io invece no, io ho un po' più esperienza e gli sto augurando che arrivino 3 pullman quest'anno, perché non hanno esperienza. Quando arriverà il primo pullman si accorgeranno che quello che sembrava facile, chiacchieravano in classe, nella realtà cambia un pochettino, allora devono farsi le ossa. Mi auguro che ne vengano 3-4 quest'anno e poi l'anno 21 che ne vengano a decine, perché avranno già imparato il sistema, avranno conosciuto gli alberghi, i ristoranti, i posti, tutte le cose e saranno pronti per andare avanti.